vi avevo detto se cortesemente eravate un pochettino più brevi negli interventi. Allora, il mio intervento è stato quello di far scaturire altri 1, 2, 3, 4, 5, 6 perché vi ho invitato al consenso. Allora, mio malgrado, vi anticipo da adesso che nel consiglio comunale successivo consentirò un solo intervento. Quindi vi fate un piccolo appunto, un memorandum, quello che volete voi, ve lo scrivete perché vi permetterò di intervenire solo ed esclusivamente una volta. Perché qua dentro la democrazia non bisogna applicarla, bisogna applicare il regolamento e alla lettera pure. Perché ci sono pure dei signori cittadini che sono interessati pure ad altri argomenti. E poi puntualmente, dopo due ore o qualcosa in più di preliminari di seduta, sapete come finisce? Che mancano loro le case. Il sottoscritto insieme a qualche altro consigliere aspetterà un'altra ora e il consiglio sarà rinviato domani. Quindi vi esorto ad essere brevi negli interventi e se non intervenite più, visto che ormai ho concesso già l'intervento più di una volta, ve lo concedo pure adesso. Il prossimo consiglio comunale avrà a disposizione un solo intervento. Un solo intervento. E mi dispiace che non c'è presente la polizia municipale, perché è giusto che adesso la inizi pure a chiamare, perché è previsto nel regolamento ed è giusto che partecipi. Prego, consigliere Conte. Quindi dopo quello che ho detto faccia lei quello che vuole fare. Se vuole intervenire per la quarta volta intervenga, se non niente. Presidente, io sarò brevissimo, è appena appena la seconda volta che intervengo. Presidente, ma mi sembra che sia almeno la terza questa. No, cioè, no, vuole che gli ripeto l'intervento? Sì, sì, no, io è il secondo intervento, presidente, dico io posso anche prego, rispettoso. Cortesemente può venire qua a prendere la carica del presidente, grazie. Signor presidente, io intervengo perché innanzitutto ho apprezzato molto l'intervento del sindaco, del dottore Giuffrida, che è stato veramente preciso. E questa sera era necessario che lei, signor sindaco, parlasse e spiegasse a tutti i presenti in questo consiglio comunale in modo preciso come effettivamente stanno le cose. Io non lo so se questo è una coincidenza, ma tipo, da quando ha a che fare e collabora con il gruppo che io rappresento, lo vedo sempre più in forma, più carico e più preciso. Anche in quello che dice sarà sicuramente una coincidenza che anche con gli altri se non fa la pena, però insomma, questo si erince e questo è giusto evidenziare, signor sindaco. Io ringrazio il consigliere Scuderi per il suo approccio e il suo modo di confrontarsi. Naturalmente consigliere, presente, rivolgo a lei che sia chiaro, io assolutamente non so se è stata veramente data questa autorizzazione e da chi è stata data, dico, lo apprendiamo io dal telefonino con internet, Live Sicilia c'è il sito e scrive riguardo, comunica che ha saputo di questa autorizzazione da una nota mandata da Loicos al segreto ambiente, quindi vuol dire che sia chiaro, io so, così come ha detto il sindaco, non ne so assolutamente nulla, quindi la mia era solo ed esclusivamente un'affermazione sulla base del fatto che comunque all'interno di questo consiglio comunale si ha la certezza e la sicurezza che comunque questa autorizzazione è stata concessa. E io spero sinceramente di no, che non è così e che quindi insomma si possa continuare così come tutti quanti speravamo, perché per un mondo di chi oggi ha la possibilità di concedere Romeo, insomma speravamo tutti che in questo momento si chiudesse qua definitivamente, purtroppo così non è stato. Io signor presidente la ringrazio, spero di essere stato veramente breve. Grazie consigliere. Ci sono, prego consigliere di Fichetta. Signor presidente, signor consigliere, io veramente sono un pochettino stupito che qualche consigliere che mi ha preceduto, alla luce di quando si è perso, ha preso su internet alle 7, io da stamattina alle 7 che so questa cosa che è stata persa,
non è stata aperta, qua fumavo. Allora, secondo me, prima cosa come cittadino, seconda cosa come consigliere comunale, dico, si sono fatte parecchie consigli comunali, si sono fatte manifestazioni, e il risultato qual è stato? Quella che, se non è stata fermata per tutta la vita, sarà stata fermata per qualche paio d'anni. Mi riferisco alla nuova situazione che si è venuta a creare in questo momento. Allora, quando il collega Consola ha detto, dice Nino Riguardo, già dicendo Nino Riguardo, per me è una garanzia che non sono parole ma sono certezze. Ho visto il mio compaesano La Piana, significa che quello che si vociferava è una realtà. Allora mi dispiace a me, per, ci sono tanti cittadini che sono forse venuti per qualche altro argomento all'ordine del giorno, però siccome qua porta la data rendiconto 2010, se aspettiamo qualche altra seduta penso che non succede niente. Allora la mia proposta politica qual è? Quella di autosospenderci, avvisare il prefetto e riconvocare il consiglio comunale al momento in cui si sa quello che è successo per questa autorizzazione. Tutte le chiacchiere sono belle, però ci vogliono i fatti, e i fatti sono questi, signor Presidente: dare un segnale forte a chi di competenza che Motta non è Babbo la Motta, ma Motta è il nome del nostro paese e dobbiamo essere rispettati come cittadini e come consigliere comunale. Faccio la proposta di autosospenderci. La ringrazio, consigliere, quindi è una vera e propria proposta che lei deve dare una messa ai voti? Messa ai voti, e lei ne deve dare comunicazione stasera stessa al prefetto di Catania. Poi non bisognerebbe convocare altri consigli comunali fin quando lei come presidente o il sindaco come responsabile dell'amministrazione sa quello che è successo costantemente alle scale. E non è che stiamo qua altre 3 ore a discutere le cose inutili. Io ce l'ho il politico. Allora, un altro politico forte, chiamiamo i consiglieri a dare un senso a questa nostra seduta di questa sera con autosospensione. Anzi, io mi posso anche dimettere per tutto questo lavoro che non stavo. Autosospensione del consiglio comunale. Io comunale non soltanto di questa seduta, ma di tutte le misure. Fin quando non si sa quello che è successo, perché se è stata effettivamente fermata questa cosa, significa che lo consiglio comunale sono stato fregato. Lo sindaco sono stato fregato e dopo l'altro mi sa chiama una volta sono stato fregato. D'accordo. Ma poi, se vogliono i colleghi consiglieri, non la possono anche votare, a me non mi interessa, però io non contribuisco a questo clima di... La ringrazio, consigliere, prego consigliere Fassone, a facoltà di parlare. Grazie Presidente. Allora io intanto volevo dire a tutti, per quanto riguarda il discorso della commissione ambiente, credo che sia stata fatta un po' di conclusione, perché la commissione è nata dal sequestro della discarica e non dall'ampliamento, anche se poi chiaramente noi l'abbiamo che si può dibattere l'argomento, perché comunque il vario tocca tanti punti eccetera, e nasce proprio da due punti fondamentali: uno era la verifica dei danni ambientali e l'altro il monitoraggio della salute pubblica, che chiaramente sono sicuramente due argomenti strettamente legati anche all'ampliamento, ma è nata e aveva un significato diverso. E sono stata rimandata qualche giorno semplicemente perché abbiamo puntualizzato tutti i gruppi politici presenti in questo consiglio, quindi non nati da una mia idea o dall'idea di qualche altro consigliere, e tutti i gruppi politici a conoscenza, quindi magari dialogate tra di voi. Non per perdere tempo assolutamente, ma per essere ancora più incisivi, ancora per trattare l'argomento in modo più ancora particolareggiato. Io non sono d'accordo con quanto che è consiglio, che si deve fare, non stop, eccetera, perché noi, da quello che io ho memoria in 4 anni, il consiglio singolo non riesce, non riuscirà mai ad essere propositivo o addirittura risolutivo per un argomento così importante, dove ci sono tante di quelle cose da discutere anche dal punto di vista giuridico-amministrativo.
Io ritengo che invece la commissione possa avere veramente, possa fare un buon lavoro e possa essere più qui, così come è stata quella della commissione di rifiuti, che vi ricordo che ha avuto un ottimo risultato, ha fatto una bellissima relazione di consiglio, e così che naturalmente possono anche su quella relazione essere più incisivi, essere propositivi, dibattere ancora, nulla e nessuno ci toglie la possibilità di poterlo fare. Tranne che facciamo così a un altro dove si invitano però dei giudizi degli amministrativisti, perché non ci dimentichiamo che è il problema dell'ampliamento della discarica, tranne che noi lo vogliamo risolvere e ci incarichiamo tutti davanti alla porta della discarica, beh facciamolo. Se questa può essere una soluzione, se dobbiamo lottare con una situazione in forza, allora qui il Consiglio Comunale c'entra nella misura in cui siamo tutti cittadini e tutti coinvolti, altrimenti lo dobbiamo, lo possiamo solo risolvere studiando il problema da un punto di vista amministrativo e giuridico. Io non so che cosa potremmo dibattere nel Consiglio Comunale, se non so gli interventi che facciamo da 4 anni. Perché dico questo? Perché quando è stato firmato il decreto, cioè l'altro, che è stata fatta la detenzione dal presidente Castiglione alla provincia, della revoca in autotutela, io ero presente in quanto lavoravo lì. E noi abbiamo veramente sensibilizzato il presidente per poter fare almeno un atto, un segnale. Noi sapevamo che questo non sarebbe stato solutivo per il problema, però è stato un segnale forte dove noi ci siamo schierati assolutamente contro questa ampliamento. È stato un atto. Questo è importante, perché su una cosa sono d'accordo, le parole sono parole, ma questo sono i fatti quelli che contano. Allora, dico, siccome ho seguito tutto questo percorso, visto che poi non ha portato a nulla, se è vera questa notizia, io diciamo così l'ho sentita in giro, ma io sono abituata per mia natura insomma, ad apprendere dagli atti e non dalle parole, quindi poi quando arriverà un atto e sarà giudicato come di morta, e allora magari diventerà argomento da discutere. Però dico, proprio per queste esperienze che ho fatto in prima persona, mi sono resa conto che alla fine l'unica cosa possibile da fare, a mio avviso, è quello che o la commissione o il consiglio o l'amministrazione a cui noi daremo questo indirizzo politico deve fare una commissione magari rappresentata da tutti i gruppi politici che vada da chi ha firmato il decreto. Io sono assolutamente d'accordo con il mio capogruppo, cioè dall'assessore, perché c'è comunque una volontà politica di dare questo ampliamento. Noi siamo politici, non siamo amministratori, allora intanto andiamo a parlare con chi politicamente ha voluto questo e poi verifichiamo se dal punto di vista amministrativo e giuridico ci sono i presupposti per poter votare questo ampliamento, perché noi andiamo anche incontro, non vi dimenticate che questa ditta, quando è stata data loro l'autorizzazione, ha investito milioni di euro e di questo qualcuno ne risponderà. Allora dobbiamo parlare con i fatti. Noi possiamo dire delle bellissime cose, però alla fine sono i fatti quelli che contano. Quindi da una parte la commissione ha il compito di monitorare la salute, perché io questo dicevo, mi fa piacere che è stato votato unanimemente a tutti i consiglieri, perché per me dovrebbe essere proprio una commissione permanente, in quanto un comune dove risiede una discarica non può non avere una commissione ambiente permanente che si occupi di questo. Cioè è, secondo me, la prima cosa che dovrebbe fare. Ma questo poi ne discuteremo, perché deve cambiare il regolamento e c'è tutto un iter burocratico particolare. Questo volevo dire. Quindi Presidente, la ringrazio per la parola. Grazie. La ringrazio consigliere Iuculano e prego consigliere Testa a facoltà di parlare. Grazie. Passione, chiedo scusa. Io sono d'accordo con il mio passato, perché non cerchiamo di fare un altro tentativo? Perché mentre da 30 anni in questa parte non si è fatto niente, ora tutti una volta ci rivolgiamo, chiudiamo, ci sospendiamo, scusa vuol dire perché non trovo un'alternativa? Come dice giustamente il consigliere Passione, al momento in cui la regione siciliana, penso che era il periodo che c'era Lombardo, il presidente Lombardo, si è dato questa concessione per questi lavori, hanno investito giustamente, come dice il consigliere, hanno investito dei milioni di euro per fare questi lavori, in quel momento dovevano sospendere, dice no, questo ovviamente non si deve fare, e non devi dare lo stop per la concessione e poi successivamente sospendere tutto e poi devono tornare il doppio dei soldi spesi per questo avvenimento.
Poi cerchiamo di trovare giustamente un'intesa, una connessione, di controllare, ma quantomeno visionare tutta la faccenda della discarica. Si parla da solo, no, basta, così, così, così. E poi non siamo nessuno noi a giudicare mentre la regione siciliana lascia tutte le concessioni che ci sono. E poi una seconda, leggiamo la signora Stino, io la ringrazio la Stino, ma questa proposta che ha fatto lei, l'ho fatta per, sono stato io il promotore, per il discorso della scuola, sebbene si ricordi Stino, io la ringrazio che al domenico mi fa passare ogni tanto una parola mia, perché ho detto io di allargare, di accelerare i lavori che c'erano nella scuola materna, così c'erano delle volte, l'ho detto, che c'erano 8 operai, metterne 16 operai per la scuola e cercare di accelerare la consegna che si faceva magari nel mese di luglio, nel mese di agosto, e utilizzare le 4 aule del Resino, e io ho messo a disposizione, se non davo che aula, ho messo anche la bottega a disposizione gratis per il comune. Io lo devo ringraziare, sì, davvero. Grazie. La ringrazio consigliere Testa, prego consigliere, no, Aspetto, prego consigliere Di Vito. Signor Presidente, sarò brevissimo visto i tempi lunghi che abbiamo fatto stasera. Signor Sito, mi rivolgo a lei, abbiamo parlato stasera, lei ha parlato, ha precisato, sono arrivato in ritardo, ma i miei colleghi mi hanno detto che non si è sfiorato il problema della scuola media che è chiusa. Io, signor Sindaco, le volevo chiedere di darci notizie su come si sta muovendo l'amministrazione per quanto riguarda la... Ovviamente non è una risposta che prendo stasera, ma deve sapere nel prossimo consiglio che fine farà questa scuola, se cioè l'amministrazione si sta muovendo per prendere qualche decisione in merito a questa scuola. Cioè, Cercate di essere quanto più dettagliato possibile delle cose che abbiamo, che l'amministrazione già ha posto in essere. Perché purtroppo queste notizie le prendiamo sempre così, in modo saltuario, in modo incompleto. E cioè vorremmo che ogni cosa che l'amministrazione, o comunque argomenti di interesse generale, come la scuola, come la spazzatura, come i rifiuti, lei, signor Sindaco, ci informi direttamente oppure attraverso uno dei suoi assessori. Perché l'altro argomento che volevo l'altro argomento che volevo fare era proprio questo, signor Sindaco. Una richiesta formale di tenerci informati anche ai consiglieri di opposizione. Quando ci sono iniziative come quella che ha appena detto, di cui io conosco solo stasera, questa cosa di questo cambiamento di servizio, di queste informazioni ai cittadini, no, lei si mette a ridere, sindaco, non c'è niente da ridere, perché io le cose le sento da fuori. Invece, signor sindaco, lei dovrebbe prendersi l'abitudine come questione anche di buonsenso, di informare tutti i consiglieri. Io vi prego consigliere. Di abitudine. Come lei non ce l'ha questa abitudine di informare di quali sono le novità, le nuove organizzazioni, la disposizione di servizi, di quello che si sta organizzando a livello. Perché le cose le dobbiamo sapere sempre da fuori. Questo è l'esempio che lei ha fatto ora. Questa nuova modalità di fare il servizio, di espletare il servizio dei rifiuti, di raccolta e dell'informazione che stanno dando questi volontari ai cittadini. È una cosa che credo che dovrebbe, perché tra l'altro poi i cittadini chiedono, è vero che si sta facendo questo? E uno come al solito rimane a bocca aperta. La ringrazio consigliere Di Gittito, aveva chiesto la parola, ma non c'è nessuno. Consigliere Gatto ha facoltà di parlare. Dove era l'inchiesi? Non ho fatto. Buonasera, grazie signor Presidente. Niente, io... Questo è fatto, perché ogni sera qua è 3 mesi che io sono qua
al Consiglio e tutte le sere puntualmente si parla solo e soltanto di discarica. Sappiamo tutti che siamo d'accordo con questa discarica. Tutto quello che è stato nelle nostre possibilità l'abbiamo fatto tutti, lo stiamo continuando a fare. Però è come dire che Monta non ne ha più problemi, ha solo il problema di scarica. È un problema serio, grave e siamo tutti quanti d'accordo. Però non possiamo autorizzarci a stare solo a parlare di discarica. Cioè, ci sono mille altri problemi, la scuola, il piano C, strade, segnalamenti, cioè di tutti i tipi. E siamo sempre qua a stare a funzionizzarci come siamo monotematici, un consiglio monotematico. C'è il problema a scuola, quando fu all'epoca della scuola, io ero in commissione a scuola, ho fatto una proposta di non lasciare una cattedrale nel deserto, quella scuola, e di metterla in sicurezza subito. Mi ero anche informato, mi ero documentato su tutto quello che poteva essere la scuola, metterla in sicurezza in un lasso di tempo brevissimo, con delle tecniche particolari, che avevo già detto in commissione, ed erano le fibre di carbonio, che non so se ne avevo accennato a tutti, che praticamente erano in qualche mese si poteva metterlo in sicurezza con pochissimi soldi, ma non sono stato ascoltato da nessuno. Quindi siamo qua a parlare solo e soltanto degli scarichi. Ci sono altri, c'è il piano C, che è lo sviluppo della mossa. E si viene presentato qua in consiglio, si parla solo per prevedendo e poi fa finire che non se ne fa niente. Io sono, diciamo, a terra qua. Grazie. La ringrazio, consigliere Caruso. Ci sono altri interventi? La proposta. Prima di passare alla proposta, il signor sindaco, guardi, non si vede da qui il suo microfono acceso, quindi ha facoltà di parlare il sindaco, così potrà rispondere. Io volevo rispondere al consigliere Vigilito per dire questo. Io purtroppo l'ho detto poco fa, consigliere Vigilito, io ho fatto riunione con i capigruppo. Questa mia proposta è stata detta ai capigruppo. Poi ho fatto una riunione anche con la preside, ho fatto una riunione con i genitori, che queste riunioni le ho fatte a tutte, le ho dette a tutte. Quindi diciamo non so cosa fare, cercheremo di essere il gruppo di messa in sicurezza, non se ne va. Aspetta, io sto parlando della scuola. Per quanto riguarda il problema della messa in sicurezza, comunque l'ho accennato, probabilmente non sono stato incisivo in questo senso. Per quanto riguarda la struttura di via Francavilla, giusto, noi abbiamo, dopo l'iter che è stato portato avanti, abbiamo fatto richiesta alla regione per la messa in sicurezza della scuola, dell'edificio, per 1.300.000 euro. E purtroppo quindi già l'orientamento all'amministrazione è quello di metterla in sicurezza. Non c'è dubbio che è questo. È chiaro che non abbiamo 1.300.000 euro, cioè quanto sono da messare sul comune. Per cui aspetteremo, diciamo, il finanziamento. Sono stato alla regione, ho parlato con l'assessore, la dottoressa Mortogiorno, non ricordo come si chiama. Va bene, sono stato all'assessore, ho parlato, gli ho esposto tutte le problematiche e gli ho detto, insomma, di accelerare l'iter per quanto riguarda, diciamo, questo problema dei fondi per metterli in sicurezza. Mi ha garantito che al più presto sarebbero usciti dei bandi europei e regionali per dare questa possibilità. Siamo in attesa per quanto riguarda, ma la scuola è chiaro che quella dovrà essere necessariamente. La ringrazio signor sindaco, prego il consigliere Occhini per facoltà di parlare. Grazie presidente. Io ho ascoltato prima la proposta che ha fatto il consigliere Masichella, anche sicuramente era un momento di entusiasmo, però io volevo anche, siccome se ci accingiamo a lei a trattare queste proposte, sicuramente l'avrebbe fatto qualcun un altro. Volevo chiedere anche un po' di tempo, perché al segretario comunale, perché io vi ricordo che stasera noi non siamo qua in consigliere comunale, quando siamo stati eletti consigliere comunale, ci siamo assunti degli oneri, ci siamo assunti anche di fare proposte, di poter migliorare la nostra, ma ricordiamoci che noi abbiamo anche l'onere. Come stasera, per esempio, c'è un due o tre giorni che è una sentenza del tribunale a fuori con quello che tasto civico, cioè dobbiamo andare a pagare dei soldi che dobbiamo fare il bilancio. Non è che poi quando il magistrato ci chiami perché non l'avete pagato io non ho detto fuori il bilancio, e noi ci siamo autosospesi. Segretario, io vi devo a lei, è possibile che
adesso non ci possiamo autosospendere, cose ci sia, cioè io mi trovo sospeso senza nessun problema, ci possiamo andare anche a casa, però voglio dire, si può fare questa autosospensione e poi come si fa? Si sospendono anche il debito fuori bilancio, bilanci, eccetera, o non si può fare? Io questo vorrei sapere, perché se si può fare un problema non ce n'è, ce ne possiamo andare a casa per 2 mesi, 3 mesi, quando poi ci richiamate, non lo so, dopo può dare giunta il debito fuori bilancio, i numeri, perché nel regolamento non ho trovato niente di genere. Non l'ho mai detto, se si può fare, io invito anche il Presidente alla Consiglio di Presidente, troviamo altre forme di fare protesta, andiamo alla prefettura, tutti i consiglieri, andiamo alla regione Sicilia, ma questa dell'autosospensione mi sembra una cosa un pochettino che non si può fare. Io parlo, secondo me, il consigliere ha detto la parola di sospensione sapendo che ci dobbiamo incidere a votare certe cose che per legge non dobbiamo fare. Grazie. Io adesso, prima di darti la parola, stavo dicendo qualcosa. Vero è che si parla solo e soltanto di discarica, io parlo come consigliere comunale, non come presidente, anche se in questo momento assumo la presidenza. Ma certo, quando all'Aquila c'è stato il terremoto, immagino che parlassero sempre di terremoto. È chiaro che c'è un'emergenza. È chiaro che quindi si parla di un problema che deve essere affrontato, perché è gravissimo, che abbiamo la responsabilità per le future generazioni. Quando c'è stato il terremoto in Emilia, immagino che abbiano parlato in tutti i consigli comunali di come risolvere e affrontare il problema. È normale che sia così anche per noi. Aggiungo che non c'è un limite di tempo di durata dei consigli comunali, quindi non ci sono problemi e le regole vanno osservate, io l'ho dimostrato in varie occasioni, solo per l'osservanza delle regole del regolamento, ma anche se è previsto un solo intervento di preliminare di seduta, noi potremmo anche andare via alle 4 del mattino, la cittadinanza ci ha votato per questo, quindi non siamo autorizzati ad andare via se non prima abbiamo esaurito tutti i punti all'ordine del giorno e non dobbiamo giustificarci dicendo che abbiamo troppo tempo, abbiamo avuto troppo tempo per parlare della discarica e ci annoiamo e ce ne andiamo, perché non siamo tenuti a farlo, siamo obbligati a rimanere fino ad espletare tutti i punti all'ordine del giorno, anche se dovessimo fare molte cose. Adesso la parola per riparlare. Grazie signor Presidente. Io condivido moltissimo lo stato d'animo con il quale il consigliere Fisichella ha fatto quella proposta, perché è una proposta che scaturisce da una esasperazione e legittimamente ritengo il consigliere Fisichella ha fatto quella proposta. Lo vorrei semplicemente, signor Presidente, invitare soltanto a soffermarsi un attimo a riflettere sul fatto che, come giustamente è stato fatto notare anche da altri consiglieri comunali, ci sono anche altre problematiche altrettanto importanti, sono tutte importanti le problematiche. La problematica della discarica è una problematica nella quale noi dobbiamo investire quanto più tempo e risorse possiamo, fino allo spegnimento fisico. Sono d'accordo con Giunque. La problematica della discarica, che non è solo quella, la problematica della scuola ci vede impegnati in amministrazione dalla mattina alla sera, mi creda signor Presidente, non stiamo dicendo cose e soprattutto non è il nostro tentativo quello di smacchiare i giaguari. Proprio per questo, signor Presidente, io inviterei, così come giustamente diceva lei prima, quando c'è stato il terremoto si parlò solo di terremoto per tutto quel tempo, però è anche vero, cioè, che se ne parlò, nessuno si è autosospeso dalla propria carica, proprio perché stando nella carica si possono portare avanti le lotte, le idee, si possono portare avanti le iniziative. Al di fuori della carica non so quali sono le prerogative residuali che rimangono, sono quelle da semplice cittadino, ma questo non impedisce a nessuno
caro consigliere, amico consigliere, ma da cittadino, di andare a fare quello che intendi fare tu. E se tu lo vorrai fare, io sarò insieme a te, ma penso che saremo tutti a farlo, perché sì. Voglio dire, chi può non essere d'accordo con una cosa del genere? Il discorso dell'autosospensione invece investe delle problematiche, va a toccare gli adempimenti che siamo costretti, siamo diciamo tenuti ad adempiere anche per quanto riguarda tutta una serie di scadenze, di comportamenti, di messa in atto di azioni dell'attività sia del Consiglio Comunale che della Giunta dell'amministrazione, dai quali non ci possiamo esimere. E quindi io ritengo che il Consiglio debba continuare, signor Presidente, ritengo che ci sono dei punti all'ordine del giorno che vanno affrontati e ritengo che sia anche giusto che chi sia d'accordo, penso tutti, con il consigliere di Siena di fare al di fuori di questo Consiglio Comunale delle iniziative, queste iniziative vengono portate avanti. Il mio invito, signor Presidente, era di far ricevere il consigliere di Siena semplicemente da una iniziativa che bloccherebbe i lavori del Consiglio, solo quello. Grazie. Ringrazio consigliere Restifo. A questo punto non ci sono interventi. Desideravo dirle, consigliere Fisichella, che per quello che mi riguarda io ho apprezzato molto il suo intervento e il senso che c'era dietro le righe del suo intervento. L'ho apprezzato perché lei voleva costringere, nel senso affettuoso del termine, tutti noi a prendere coscienza del problema e a fare qualcosa per evitare questo stallo nel quale siamo caduti. E quindi ho apprezzato veramente con tutto il cuore quello che lei ha proposto. Il senso era, non credo fosse quello di dire ci fermiamo. Il senso del consigliere Fisichella, poi mi dirà luce se l'ho colto, era quello di dire noi vogliamo sapere, vogliamo avere conoscenza, vogliamo sapere se possiamo stare tranquilli per la nostra salute, vogliamo sapere e non possiamo continuare senza aver notizia, certa, senza avere rassicurazione. Questo è il senso. E allora però prima di questo, consigliere, siccome non so se prima o dopo il suo intervento, io ho parlato con il segretario, con la dottoressa Impallomeni, e credo che sia importante che dica al microfono quello che ha detto poc'anzi a me. La sospensione del consiglio non è prevista dalla politica perché si parla di dimissione o di decadenza, quindi si può comunque raggiungere l'obiettivo voluto dal consigliere magari in altri modi, perché non è né prevista né regolamentata. Prego, consigliere. La mia non voleva essere una mancanza di rispetto a questo consiglio o chi eventualmente dissentiva su una mia proposta, e neanche una mancanza di rispetto ai cittadini che sono venuti per altri motivi. Il mio voleva essere una provocazione politica alla luce dell'offesa che come cittadini subiamo dagli organi preposti. Io ritiro la proposta, seguirà un'eventuale mia dimissione di consigliere comunale. Grazie Presidente, io ringrazio il consigliere Fisichella, l'avevamo capito benissimo che era una provocazione. La prego di non insistere con le dimissioni perché non mi sembra una cosa corretta. Lei veramente si è visto che è stato provato su questa dimissione e sicuramente non l'ha fatto per questo batto di mani, che lo possiamo fare sempre. Il consigliere Fisichella è stato, la prima volta l'abbiamo capito, il consigliere non si è rivelato per favore. Io la volevo invitare assieme agli altri consiglieri di anche assieme al Presidente di scrivere al Presidente della Regione Sicilia e di rendere un appuntamento ad una delegazione di, o perché no, tutti i consiglieri, tutti e 20 consiglieri comunali, di prendere un appuntamento al Presidente della Regione Crocetta e andare là a parlare, perché penso che un comune di più di 10.000 abitanti abbia poi il diritto di farsi ascoltare anche direttamente dal Presidente della Regione. Presidente, se ne vuole prendere atto,
di prendere un appuntamento con Sicilia, con il presidente Crocetta, e andremo lì a parlare e a contestare, e questo mi sembra la cosa più giusta e più diretta che si possa fare, possibilmente anche prima il giorno 29, se ci sarà questa presentazione di questa, diciamo, interrogazione. Grazie. Se la sua è una proposta, una vera e propria proposta, ma possiamo anche mettere i voti. Io chiedo al consigliere Fisichella, se qualora fosse ancora in aula il consigliere Fisichella, visto che il senso di quello che lei ha detto va anche nella direzione della provocazione, tra virgolette, del, così come l'ha definita lui, così come è stata da lui definita, io chiedo al consigliere Fisichella se è d'accordo, visto che aveva fatto precedentemente una proposta, di accorpare, cioè di fare sua anche la proposta del consigliere Occhi Pinti, che è nella direzione di andare a parlare con il presidente della regione per far sentire le nostre ragioni. O altrimenti se intende ritirare la sua proposta. Quindi devo considerare questa proposta come proposta del consigliere Occhi Pinti soltanto? Benissimo. Non siamo fissati. Benissimo. Allora, prima io vi prego, allora... Presidente, chiedo scusa, io avrei... Sì, allora dopo il consigliere Consoli, io direi di passare, darò la parola al consigliere Consoli che sarà, no, ma brevissimo, nel vero senso della parola. No, perché io le do la parola, ma lei ha fatto tantissimi interventi e deve dimostrare, io chiedo al consigliere Consoli di dimostrare che veramente ha a cuore che tutti i punti all'ordine del giorno siano espletati, perché così come ha detto poc'anzi, che sia coerente e che lo dimostri con una brevità di intervento formidabile. Adesso lei ce lo dimostrerà. Presidente, io la ringrazio, sarò brevissimo, però non mi volevo assolutamente esimere da fare un appello all'amico, al cittadino e al consigliere Fisichella, perché io dopo aver sentito le sue parole pronunciate, che parlava addirittura di dimissioni, insomma, è necessario fare un appello, lo ripeto di nuovo, affinché insomma abbia il suo effetto quello che dico, all'amico, al cittadino e al consigliere di Fisichella, perché a mio avviso il suo contributo all'interno di questo consiglio, che si evince dagli interventi che lui fa, è assolutamente essenziale, e questo consiglio, a questo consiglio serve l'apporto e il contributo del consigliere Fisichella, perché quando lui ha espresso e ha fatto questa provocazione, perché anch'io avevo capito questo, l'ha fatto veramente con il cuore, perché ha messo al centro del dibattito una vera e propria questione politica, perché ormai questo è diventato un elemento. La ringrazio. Grazie Presidente. La ringrazio. A questo punto sospendo tutti gli interventi e passiamo alla votazione della proposta del consiglio formulata dal consigliere Occhi Pinti. Quindi consigliere Occhi Pinti, la vuole riformulare brevemente? Non sono più ammessi interventi. Grazie Presidente. A meno che non si tratti di una dichiarazione. La prego di, come Presidente del Consiglio, di prendere un appuntamento con il Presidente Crocetta, di andare a parlare tutti e 20 consiglieri comunali e andare a esporre i nostri problemi direttamente al diretto interessato, che dovrà lasciare l'autorizzazione già l'ha rilasciato. Questo e quindi l'invito lei lo fa al Presidente del Consiglio? Il Presidente del Consiglio penso che l'organo più competente per poter, lo può anche vedere, rappresenta tutto il Consiglio Comunale, a nome del Consiglio Comunale, a nome di tutti i consiglieri. Benissimo, allora individuando come scrutatori il consigliere Fasciolo, il consigliere Fisichella e il consigliere Festa, chi è favorevole? Se io per partecipare alla votazione mi devo forse vedere l'attivo di partecipare. Mi chiedo scusa per l'intrusione, non posso accomodarmi. Come la proposta mi piace? Presidente,
presente per dichiarazione di voto. Prego, mantieni un attimo. I colleghi suoi sorridono, io non rido. Ascolto pazientemente. È visto la regolamento. Io sono presente per dichiarazione di voto, volevo dire questo, io ritengo, a prescindere da tutto, che comunque non debba essere messa ai voti questa consigliere Oltieri, anche perché il presidente o recepisce o non recepisce. E chiedere un appuntamento al presidente Crocetta, per che cosa? No, ma di consigliere comunale per discutere l'appuntamento della presidenza su questo risultato. Il capigruppo naturalmente partecipare. Tu sei consigliere comunale. Allora io ritengo che questa proposta non venga effettuata solo per quanto riguarda i capigruppi. Io posso andare, però se mi sentirei ancora più confortato, se il ministro dei consiglieri comunali, però se noi diciamo i vari gruppi, allora di conseguenza, siccome ci sono dei consiglieri che non fanno parte di nessun gruppo e non potrebbero rappresentare il consiglio comunale. Quindi io ritengo opportuno invece che io sicuramente ci andrò così, anzi è stata un'ottima iniziativa. Poi chi vuol venire naturalmente. Non so se ci vuole ospitare tutti i beni, non lo so, lo chiederò, concorderò con la sua segreteria. Sono assolutamente d'accordo, quindi se volete evitare di mettere i voti, potete anche evitare. Se non volete mettere i voti, io sono favorevole. Presidente, a completamento del mio intervento, io volevo dire questo, che a prescindere dalla decisione che si prende, il mio gruppo è assolutamente favorevole alla proposta. Però ritengo che comunque non debba essere messa ai voti, perché la recepisce il Presidente, come ha dimostrato con i fatti, tutto quello che è l'indirizzo del Consiglio Comunale, il Presidente lo ha sempre portato avanti. Grazie. Io già da adesso sono disponibilissimo a chiedere già da domani mattina ad attivare i canali che giungono alla persona del Presidente Crocetta per comportare un assembramento. Naturalmente sarete informati di tutti gli sviluppi. Prego, consigliere Pesaro. Arrivo voglio. Quindi allora la votiamo. Io dicevo, accogliamo favorevolmente chiaramente la proposta del consigliere Chimini, e anche lo spirito che l'ha mosso, cioè lo spirito della mediazione tra la proposta estrema, diciamo, del consigliere di Fisichella, estrema tra virgolette, poi in linea di principio condivido, rispetto a una soluzione più, diciamo così, alla portata di questo Consiglio Comunale, quindi voteremo favorevolmente. Penso però anche che rispetto alla gravità del problema questa sia una soluzione più piccola che potessimo prendere in tal senso, perché ci sono strumenti molto più incisivi, e penso che il problema sia in questo momento, rispetto all'iter in cui il discorso di scarica sta andando, sia dare risalto mediatico. Di certo l'invito del Presidente del Consiglio, con tutto rispetto al Presidente Crocetta, non dà risolto mediatico. Allora, dico, l'invito che lei potrà fare al Presidente Crocetta non avrà risalto mediatico, chiaramente. Sarei stato più portato, tra virgolette, a soluzione provocatoria come quella del Consiglio Passione, di andare a convocare un Consiglio straordinario davanti alle porte della discarica piuttosto che altro. Però dico, ciononostante, è una proposta che va nel senso comunque di cercare di trovare una soluzione di mister voto, quindi siamo favorevoli al No, lei deve solo spegnere. No, lei si deve limitare a spegnere. Quello che può fare è solo spegnere. Allora, ci sono altre dichiarazioni di voto? Grazie Presidente, per dichiarazione di voto sarò brevissimo. Io condivido la proposta del consigliere Orchipinti e come gruppo siamo favorevolissimi, e con un'aggiunta in più. Magari in un consiglio successivo proporrei di fare un consiglio itinerante e farlo proprio davanti alla discarica, così per dare un risalto mediatico che sicuramente
che sicuramente dico non come dire zucchero non guasta bevanda. È chiaro che il presidente Crocetta è l'interlocutore diretto, se poi noi vogliamo come consiglio comunale dare un risalto mediatico non possiamo che fare un consiglio straordinario davanti alla discarica, un consiglio itinerante così come fanno in tutte le città civili, e ritengo che questo possa anche sortire un effetto ancora maggiore nei confronti dei media eccetera. Quindi come gruppo siamo favorevoli alla proposta del consigliere Occhiglietti. Grazie. Grazie a lei. Ci sono altre dichiarazioni? Prego, consigliere. Allora, io nel mio gruppo sono solo, quindi non posso esprimere il pensiero del gruppo. Io sono d'accordo sulla proposta, anche se la proposta del consigliere dice che era una proposta come dire, provocatoria e politica. Chiaramente non è prevista l'autosospensione, quindi era così più una di carattere politico. Questa è una riflessione a qualche altro. No, così è una riflessione, signor Presidente. No, che proposta era fatta. E quindi non adesso venisse approvata, intanto passavamo avanti con gli altri punti e poi si faceva tranquillamente, tanto non era una sospensione, non c'era nessun problema. Però dico, questa strada mi sta bene di proposta di... E chiedo un appuntamento al Consiglio, che il Presidente del Consiglio chiede un appuntamento al Presidente della Regione, e io dico, dopo che lei mi ha fatto la lettera, possiamo anche mandarla agli organi di stampa, e così almeno un minimo di carattere di pubblicità nei mass media. Non ti ho letto nel pensiero, ne abbiamo parlato. Non dire questo, non è vero che si deve fare un risalto mediatico. Dato che c'è questa posizione, intanto abbiamo questo risalto, poi chiaramente una posizione di fare un consiglio comunale davanti alla discarica, altre cose sicuramente daranno un risalto maggiore, ma intanto mandiamo ai massimiliani questa tua richiesta che credo gli farà formalmente, quindi almeno un minimo di risalto ci sarà. Grazie. Grazie a lei. Allora, essendo che non ci sono più interventi, mettiamo ai voti la proposta del consigliere Chirindi che propone di contattare il presidente Crocetta per creare un incontro relativamente a quanto all'avvenimento che ha avuto all'Iscari. Allora, su favore, il consigliere Caruso, il consigliere Pisichella e il consigliere Molina. L'incontro deve essere in streaming? Chi è d'accordo? Chi è d'accordo alla proposta alzi la mano, chi si astiene o manifesti, chi è contrario rimanga fermo. Prendono anche la mano. Allora. Allora, alle ore 21:30, chiusi i preliminari di seduta. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Vorrei ricordare ai signori colleghi consiglieri presenti che per passare la votazione di questo regolamento, che questo ufficio di presidenza lo porta in aula per la terza volta, necessita la votazione della maggioranza assoluta, cioè di 11 unità. Quindi gradirei di attenzionare quello che vi sto dicendo. Va bene? Allora passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Approvazione del regolamento comunale della disciplina dei controlli interni. Cercare questo. Sindaco, volete intervenire? No, io volevo semplicemente illustrare l'atto deliberativo, giusto? Sicuramente, prego, siccome si parla del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, io non vorrei che qualcuno magari potesse interpretare che sono i controlli di presenza, di entrata e di uscita, di impiegato. Si tratta diciamo di un dispositivo, di un decreto legge dell'ottobre 2012 che poi è stato modificato, convertito eccetera il 7 dicembre 2012, che reca disposizioni urgenti in materia di finanza e finanziamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore della zona terremotata del maggio 2012. Praticamente il regolamento, la tipologia dei controlli interni sono controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione e controllo sugli equilibri finanziari. Tanto per chiarire un pochettino, anche perché magari il pubblico potrebbe essere fuorviato. Grazie. Allora,
confermato gli scrutatori in Caruso, Fisichella e Molina. Chi è d'accordo all'approvazione alzi la mano, chi si astiene lo manifesti, chi è contrario rimanga fermo. Scrutatori, gli stessi di prima. Allora siamo in linea. Allora, se cortesemente, signori, un attimo d'attenzione, con gli stessi scrutatori, le medesime modalità di voto, votiamo l'immediata esecutività. Allora, considerando chiuso il secondo punto dell'ordine del giorno, passiamo alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno. Deliberazione Corte dei Conti numero 272/2012, rendiconto 2010, adempimenti ai sensi dell'articolo 1,168, legge 266/2005, legge finanziaria del 2006. Allora signori, a tal proposito, prima di iniziare la discussione di questo punto, ritengo doveroso informarvi su una comunicazione che mi è giunta circa mezz'ora fa da parte del Presidente dei Revisori dei Conti, Dottore Spinella. Vi chiedo scusa per leggerla perché è scritto a caratteri quasi geroglifici, quindi consentitemi se sbaglio. Allora, naturalmente c'è il luogo, Motta Sant'Anastasia, 20 maggio 2012. Credo che sia l'orario 20:37, 21, comunque. Signor Presidente del Consiglio Comunale di Motta, oggetto Consiglio Comunale del 20 maggio 2013. Egregio Presidente, mi rivolgo al terzo punto dell'ordine del giorno, che rappresenta che sono... ce l'ho preso, signor. Solo da qualche minuto, ho appreso dell'assenza del revisore componente Pulisano Rossella. Considerato che sul punto sono solo due componenti al consiglio del collegio che vogliamo esprimersi, la informo che per la seduta odierna non è possibile garantire la presenza del collegio. Tanto si doveva, disponibile come sempre. Il Presidente del Collegio Russo ha tutto il mondo. Questa nota io ritengo che sia giusta e dolorosa che vi informi subito per quanto è stato comunicato da parte del dottore Spinelli. Naturalmente è prego. Presidente, grazie. Io desideravo porre una domanda non tanto a lei quale Presidente, ma attraverso lei alla dottoressa Imballomeni, per un quesito del tutto tecnico. Per quanto riguarda quest'atto deliberativo, se ci sono, le volevo chiedere, per rapporti di parentela ci sono per caso questioni di incompatibilità? Qualcuno ovviamente che ha questi rapporti. Perfetto, mi basta la risposta. Pertanto il sottoscritto Presidente, per quanto mi riguarda, abbandona l'aula per incompatibilità nella trattazione dell'argomento. Grazie. Grazie a lei, consigliere Urbano. Prego, consigliere Ottimini. Presidente, mi dico per gli stessi motivi che abbiamo parlato perché sono in un prego. Una domanda mia, poi la ripetiamo. Questo punto delle incompatibilità verrà assentato verbalizzato, no? Sulla risposta che sulla richiesta e sulla risposta che lei sarà da dare. Perfetto, quindi dovrà verbalizzare la precisazione che c'è questa incompatibilità, verrà verbalizzata questa sua precisazione, no? Vabbè. Allora io devo dire anche incompatibile, e qui ne rispondo all'aula.
per questo punto, il terzo punto all'ordine del giorno. Grazie consigliere. Esco dall'aula anch'io per incompatibilità e non so. Io non intervengo per incompatibilità. Presidente, intervengo per un'altra cosa, perché sono rimasta partita al fattorio la dichiarazione del revisore, anche perché essendo la presidente della seconda commissione che ha trattato l'argomento, e avendo fatto noi diverse commissioni proprio perché è un argomento abbastanza delicato, la presenza dei revisori è non necessaria, indispensabile, perché molte delle controversie che sono nate nel nostro, diciamo, nel dibattito che c'è stato in commissione sono nate proprio dalla dichiarazione che loro hanno fatto. Quindi, cioè, io ritengo che sia, cioè, non so che dire, dottoressa, secondo me, cioè, quale giustificazione si può dare? C'è un motivo giuridico, amministrativo, tecnico per cui un revisore da solo non possa darci una spiegazione sulla dichiarazione che lo hanno fatto? Non c'è collegio. Collegio delle persone almeno è formato da tre, quantomeno da due, mancando uno non è un consiglio. Io vi chiedo scusa però se mi permette di intervenire, chiedo scusa proprio dal consigliere Passoni. Sì. Chiedo scusa al consigliere Schivani. Allora il parere è stato già espresso, quindi io non capisco la motivazione perché devono esserci tutte e due o tutte e tre. Cioè, io qua il parere che è espresso, che non è un parere, è una presa di posizione, che è più di presa di posizione. Io in una circostanza ho usato con un termine un pochettino poco educato, è una presa d'aria, che non è una presa d'aria, perché io gli ho detto che cos'è la seconda notizia. Quindi non lo so se necessita per forza la presenza, non lo so. Ho detto che si allontanava perché non esisteva il collegio, poi dice inutile che era stato. Ma il collegio non esiste nel momento in cui viene dato il parere, ma non nella spiegazione di una relazione che lui ha sottoscritto. Io non credo che sia questo, o mi sbaglio, o lo so. Che loro hanno sottoscritto. Loro hanno sottoscritto. Andiamo avanti fino ad oggi, per me. Andiamo avanti fino ad oggi. Va bene, grazie. Prego, andiamo. Presidente, io sinceramente non so che dire, non ho parole, perché il ragionamento che faccio è questo: ma allora è messo in discussione il parere dei revisori? No. Non ha dichiarato questo, ma se il parere già è stato espresso, è stato redatto da parte del collegio, come mai il dottore è andato via? Anche perché in commissione, insomma, le domande che il dibattito si è incentrato proprio sul parere del revisore, quindi la figura oggi del revisore è fondamentale. È subordinato, no? Deve essere anche uno, per noi va bene comunque sia presente. E poi presidente, io non riesco a capire come mai io ho sentito una dichiarazione, io lascio l'aula per incompatibilità e non so. Cioè, se c'è. No, questo non è questo voi si riferisca, forse. No, il consigliere. No, no, il consigliere Benigna, io gli ho sentito questa dichiarazione. Consigliere Drago, no, ha detto, lascia, perché l'incompatibilità, sappiamo anche qual è l'incompatibilità del consigliere Drago, come sappiamo il consigliere Occhivini, anche quello del consigliere Cura, però io non solo, allora è questa cosa che fa riflettere, perché se c'è qualcosa che non sappiamo all'interno di questo consiglio comunale, io lo state libera, è bene che comunque venga espressa, perché io naturalmente la delibera l'ho letta, abbiamo fatto tre sedute di commissione, abbiamo avuto modo anche di avere esperti all'interno della commissione, amministrativisti, abbiamo chiesto consigli, abbiamo chiamato direttamente a Palermo, abbiamo avuto la possibilità di interpellare professionisti competenti in questa materia, perché almeno per quanto mi riguarda, io non essendo un tecnico non conosco nemmeno. Abbiamo tempestato di domande il ragioniere comunale e la stessa cosa abbiamo fatto con il collegio dei revisori, però io abbandono l'aula per incompatibilità e non so, questa cosa un po' mi inquieta.
Presidente, vorrei capire qualcosa di più. Grazie. È da tenere in considerazione. Poi, naturalmente, se usciranno dopo, noi siamo assolutamente in buona fede e quindi non possiamo conoscere e sapere. Per quella che è la nostra conoscenza, io direi quasi integrale dell'atto deliberativo di stasera. La signora in bagno, quindi direi... E non so. Io non lo so. Io a tal proposito ho presente e ritengo che comunque la presenza dei revisori diventa doverosa, almeno per quello che riguarda, mi riservo di intervenire se ci saranno, se c'è possibilità, grazie. Grazie a lei, non chiede conto. Presidente, scusi se intervengo, io per il problema di evitare l'incertitudine del consigliere Conte, anche perché non vorrei che poi stanotte lei subisse un sogno come quello là del consigliere Luca, che è già successo. Quindi per evitare questo io voglio fare una domanda al segretario. Le incompatibilità, può meglio esplicitare quali sono le incompatibilità, così tutti quanti ci rendiamo conto qual è il motivo di incompatibilità che eventualmente ci potrebbe essere e lei magari non conosce, quindi potrebbe anche lei essere incompatibile, giusto? Allora intanto mi sembra che manca anche il numero legale. Sì, ma intanto ce l'ho esplicito, da quelli poi mi magari. Sì, no, allora, quindi lo possiamo fare anche fuori così, no, allora, un attimo. Oggi anche se la fosse il problema. No, dottoressa, ascolti, una volta che si è citato che manca il numero legale, io ho il dovere di chiamare l'appello. Poi magari dopo può parlare con tuo cuore, mi dispiace. Io lo posso dire anche informalmente, magari dopo preferisce. Dopo non ce la manteniamo, rimaniamo, chiamo l'appello. Chi è interessato, di sicurezza non è interessato. Naturalmente chiamo l'appello, può darsi che c'è qualcuno che magari è fuori, è andato un attimo in bagno. Allora, chiamo l'appello. Testa. Assente. Consoli. Presente. Fassiolo. Presente. Occhipinti ha già spiegato il motivo della sua assenza, quindi assente. Luca. Assente. Schillaci. Pellegrino. Pellegrino. Assente. Bellia. Ha spiegato pure il motivo del suo allontanamento. È comunque assente. Iovulano. Incompatibile. Era incompatibile. Drago. Era anche lui incompatibile. Solo. Testa. Virgilino. Restivo. Sono presente. Compatibile con la sua gruppo seguito. Morina. Assente. Caruso. Cantone. Assente. Isichella. Assente. Coscunà. Presente. Scuderi. Presente. Quindi, compreso il sottoscritto, siamo 10. Quindi i lavori saranno rinviati di un'ora. Ora, se cortesemente... No. Sempre 11. Perché se c'è la zona di notte, la zona C, quando la legale è compatibile, i lavori comunque, c'è la zona di perché nella delibera si parla di correttezza, che riguarda, diciamo, tutti i dipendenti, quindi se fosse un problema serio, quali incompatibilità sono esistenti di interessi, diciamo, diretti, parenti o figli, riguardano sia il personale precario sia il personale dipendente, riguardando la delibera, diciamo, l'intero personale, perché è avvenuta la stabilizzazione, ovviamente i correttivi che l'amministrazione propone riguarderebbero, a mio modo di vedere, eventuali situazioni di incompatibilità sono da riferirsi esclusivamente a coloro che hanno rapporti con gli stabilizzati, perché alla fine non ci sono situazioni, diciamo, di interessi personali nei confronti del personale che c'è qui. Questa è, diciamo, la mia idea, quindi se ci sono situazioni da prevalere, a mio modo di vedere, esclusivamente con riferimento al personale stabilizzato.
questa, diciamo, è un'idea, poi magari sicuramente possiamo parlare. Perché poi, pur non ricordando la delibera in questione, è esclusivamente il sindaco, vero? No, qual è il secondo? Cioè, e poi si fa il fatto, no? Di volta in volta, sono anche di volta in volta si fa il fatto a seconda della situazione, non lo so, perché se è una moglie affina, a seconda della la moglie va, i consiglieri ne avevano dichiarato. E parenti o affini o secondo grado? Perché parenti o affini è molto alto. Fino a quarto grado. Secondo grado di adesso. Tutti e due, parenti e affini sono a quarto grado. Parenti e affini, a seconda delle situazioni, ci signore, che ricordo invece ai consiglieri presenti, vi prego, fra un'ora, di rivederci qua e magari con la speranza che sia qualche altro consigliere. Perché se i lavori mancherà il numero legale, proseguiranno domani e non lo sappiamo domani se i revisori dei conti sono disponibili o meno. Quindi se ci aggiorniamo fra un'ora, magari concordiamo un'altra data, come volete, questo è una preghiera che io rivolgo ai consiglieri. Tanto io insieme a qualcun altro ci siamo stati sempre.